Con il decreto rilancio, il governo stanzia nuovi aiuti all'economia, messa in grande difficoltà dall'emergenza coronavirus. Ci saranno aiuti al mondo del lavoro. Il REM, reddito di emergenza, per tutte le famiglie a basso reddito, con ISEE inferiori ai 15.000 euro. Il REM verrà erogato in due quote comprese fra i 400 e gli 800 euro. La domanda va inoltrata sul sito INPS o presso un patronato o un CAF. Ci saranno gli aiuti di Stato per il pagamento degli stipendi. La durata massima dell'aiuto sarà di 12 mesi, per un importo pari all'80% dello stipendio. Ci sarà la proroga della cassa integrazione per ulteriori 9 settimane. Le istanze di proroga sono trasmesse dall'azienda o da consulenti incaricati. Al bonus di 600 euro di aprile verrà aggiunto un nuovo bonus di 1.000 euro per maggio per le partite IVA e i professionisti che hanno ridotto per almeno un terzo i loro ricavi, per i co-co-co che hanno cessato la loro attività e per i lavoratori stagionali. Il rinnovo sarà automatico, immediato o con istanza sul sito INPS. Ci sarà un bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi. Al bonus di 600 euro di aprile si aggiungerà un secondo bonus da 600 euro per maggio per i lavoratori interinali, gli intermittenti e i venditori a domicilio. Il rinnovo sarà automatico, immediato o con istanza sul sito INPS. Ci saranno importanti aiuti anche per le famiglie. Al bonus di 500 euro di aprile si aggiungerà un nuovo bonus di 500 euro di maggio per colf e badanti con un orario minimo pari a 10 ore settimanali e non conviventi con l'assistito. La domanda verrà inoltrata sul sito INPS alla voce prestazioni a sostegno del reddito. Bonus babysitter. Il contributo sarà pari a 1.200 euro per le famiglie con figli di età inferiore a 12 anni per il pagamento di babysitter o centri per l'infanzia, centri educativi o centri ricreativi. Per il personale sanitario il bonus sarà pari a 2.000 euro. La domanda verrà inoltrata sul sito INPS alla voce bonus babysitter. Congedo straordinario per chi ha figli al di sotto dei 12 anni. L'estensione sarà per ulteriori 15 giorni di congedo retribuito al 50%. La domanda verrà inoltrata sul sito INPS con la voce bonus infanzia. Poi il lavoro agile, cioè diritto al lavoro da casa per i dipendenti che hanno figli di età inferiore ai 14 anni. E infine il credito vacanza, un bonus per le famiglie con ISEE inferiore ai 40.000 euro che oscilla fra 150 e 500 euro da usufruire con sconto diretto dell'operatore turistico o come detrazione in dichiarazione dei redditi. Ci saranno aiuti importanti anche per le imprese. L'eco e sisma bonus, cioè la detrazione del 110% o lo sconto totale in fattura per la riqualificazione energetica, l'installazione di fotovoltaico e per tutte le misure antisismiche. Ci sarà un contributo a fondo perduto per le aziende, il 20% per le aziende con fatturato annuale inferiore ai 100.000 euro, il 15% per aziende con fatturato annuale fra i 100.000 e i 400.000 euro, il 10% per aziende con fatturato tra i 400.000 e i 5 milioni di euro. Ci sarà un sostegno agli affitti con il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione. Per quanto riguarda le scadenze fiscali, ci sarà il rinvio a settembre degli F24 di marzo, aprile e maggio, il rinvio a dicembre delle rate di rottamazione ter e saldo stralcio, sconti sulle bollette elettriche, l'azzeramento per 3 mesi delle quote fisse dei contratti di fornitura di energia elettrica non domestica, infine IMU e TOSAP. Ci sarà l'abolizione della prima rata IMU per albergatori e la sospensione della tassa sul suolo pubblico fino a ottobre 2020.